Sono Don Antonio Scarano, viceparroco del santuario di Santa Maria Assunta in Cielo in Casandrino. E qualche giorno fa abbiamo aperto un ciclo di catechesi, mini catechesi sulla Beata Vergine Maria, intitolando queste catechesi come Maria, immagine e modello della nuova umanità. E oggi, in questa mia breve riflessione, parleremo di uno dei titoli dati alla Madonna, che è appunto Maria, Madre di Dio, che è la festa che si celebra il 1° di gennaio. Iniziamo il nuovo anno con Maria. Guardando a questa donna, sicuramente il nostro cuore si riempie di sentimenti, di gratitudine per quello che lei ha fatto, per quello che lei ci ha donato, ovvero il dono della vita di Gesù. Il nostro cuore si riempie di tenerezza perché, pensando a Maria, automaticamente pensiamo al suo essere madre. Dio non solo si è innamorato dell'umiltà di questa donna, preservandola da ogni peccato originale, così come abbiamo ascoltato nella solennità dell'Immacolata Concezione, ma Dio l'ha resa madre, ovvero collaboratrice di un grande disegno. Maria non è una spettatrice passiva della storia della salvezza, non è una donna che ama stare seduta sulle poltrone, ma è una donna che si mette in cammino. Pensate, dopo l'annunciazione da parte dell'Arcangelo Gabriele, questa donna, Miriam di Nazareth, subito si mette in cammino e va verso la cugina Elisabetta. Chi ama non si può fermare, chi ama non conosce ostacoli, chi ama non conosce limiti. L'amore si muove e cammina. Ed ecco il cammino di questa donna che intraprende un viaggio non facile, ai tempi di Gesù, ai tempi dove, per una donna c'erano tanti pericoli in tutti i sensi. Maria, incurante di questi pericoli, si mette in viaggio e va dalla cugina Elisabetta, portando un lieto annuncio, quale? Che Dio l'aveva visitata e che Dio l'aveva riempita del dono grande, appunto del figlio Gesù. E lei è stata resa madre. Dio ha voluto che una creatura collaborasse insieme con lui per la salvezza dell'umanità. Uno dei titoli che diamo alla Madonna è anche corredentrice del genere umano. Maria salva il mondo insieme al figlio, perché lei e il figlio sono una cosa sola. Maria, Madre di Dio, la Theotokos, colei che ci ha dato la vita, ci insegna oggi a comprendere sempre di più il grande valore della vita. Una vita che ha dignità sin dal suo concepimento, una vita che deve essere sempre di più rispettata, una vita che deve essere sempre di più custodita. E i nostri occhi si rivolgono alle tante madri che dicono di sì alla vita, che generano vita. Una madre ha un cuore grande quanto un oceano, così come il Signore ha visto un grande cuore, una grande disponibilità in Maria di Nazareth. E in questo cuore Dio ha trovato un terreno fertile dove far nascere il figlio. E il cuore di Maria può essere il nostro cuore. Fidiamoci del Signore sempre, senza aver paura. Maria si è fidata. Nel momento dell'Annunciazione, scrive San Bernardo che nell'attesa della proposta di Gabriele, la risposta di Maria, tutto il creato si ferma, quasi trattenendo il respiro. Si attende un sì e Maria pronuncia quel sì, seppur tremante, seppur pieno di dubbi, ma Maria pronuncia quel sì. Perché l'amore non conosce no, ma conosce semplicemente dei sì. Questo sì di Maria, un sì alla salvezza, un sì nell'essere madre, possa essere il nostro sì quotidiano, il nostro sì alla bellezza, il nostro sì alla verità, il nostro sì alle cose belle della vita, il nostro sì alla comunione, il nostro sì alla famiglia, il nostro sì alla pace, il nostro sì alla riconciliazione. Il nostro sì alla comunicazione, il nostro sì nell'essere attenti all'altro. Non basta semplicemente camminare sulla stessa strada, ma quello che dobbiamo fare è coinvolgersi con la persona che cammina accanto a noi, entrando nella nostra vita. Così come Dio si è coinvolto con Maria, entrando nella sua vita e rendendola madre. Dio non poteva fare niente senza la libertà di Maria. L'amore di Dio e la libertà di Maria hanno fatto sì che entrasse nella nostra vita l'autore della vita, Gesù.
Gesù chiamato il Cristo. Allora che il Signore all'inizio di questo anno possa donare ad ognuno di noi, alle nostre famiglie, guardando a Maria, quella forza, quel coraggio di dire di sì alla volontà di Dio. Rispondere di sì è possibile, rispondere all'amore si può. Non crediamo che seguire la volontà di Dio significa essere persone infelici o rinunciare a qualcosa. Seguire la volontà di Dio significa essere ripieni e ricchi di ogni dono, perché chi ha Dio ha tutto e nulla gli mancherà. E allora vi dono la benedizione che si dà nel primo giorno dell'anno, tratta dal libro dei Numeri. Il Signore ti benedica e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Così porranno il mio nome sugli israeliti e io li benedirò. E Dio, benedicendo Israele, benedice ognuno di noi all'inizio di quest'anno. Tantissimi auguri di un buon inizio anno, che il Signore, attraverso lo scorrere del tempo, possa farci sperimentare continuamente la sua grazia, il suo amore, che non ci abbandonerà mai. Fidatevi di Dio, così come Lui in questo momento si sta fidando di noi. E che Dio vi benedica.